Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando oggi la memoria dei santi Gioacchino ed Anna. Sappiamo tutti che il giorno della ricorrenza era ieri, ma per la concomitanza con la domenica l'abbiamo posposta ad oggi, anche per la particolare devozione e amore che in questa comunità c'è soprattutto per Sant'Anna, anche se pari onore e venerazione merita San Gioacchino. Sapete, i nomi qui sono i nomi della Madonna, che ci sono pervenuti a noi dalla tradizione, non se ne parla nella Sacra Scrittura, per la verità vengono menzionati anche in uno dei tanti Vangeli apocrifi. E sapete, i Vangeli apocrifi contengono qualche cosa vera in mezzo a tante leggende e invenzioni di fantasia, ecco perché appunto la Chiesa non li ha accolti nel canone. E una storia, diciamo, sono finite anche tantissime leggende, tante, come dire, alcune molto graziose intorno ai santi Gioacchino ed Anna. E qualche cosa si può, diciamo così, ricostruire tra quelle che sembrano più attendibili, e sono le seguenti informazioni. Numero uno, è certo che la Madonna era figlia unica, non aveva sorelle, non aveva fratelli, anche questo lo deduciamo indirettamente, insomma, anche dai Vangeli, anche da ciò che fece Gesù dopo l'ascensione al cielo, che l'affidò a San Giovanni. È evidente che se la Madonna avesse avuto qualche familiare stretto poteva tranquillamente stare con loro, no? E invece il Signore ha dovuto trovargli qualcuno che la custodisse fino al momento della sua assunzione. E la nascita di Maria, sapete, non è stata concepita per opera dello Spirito Santo come Gesù, è stata Immacolata Concezione, quindi Dio ha dovuto fare un miracolo, perché la Madonna è stata concepita come siamo concepiti tutti quanti, d'accordo? Però non ha contratto il peccato originale, questo è il miracolo avvenuto nel grembo di Sant'Anna. Ma sembra che, questa è una cosa abbastanza attendibile, che Gioacchino ed Anna fossero, come tantissimi grandi della Bibbia, pur essendo due santissimi uomini, perché certamente Dio non va a scegliere i custodi della sua gemma più preziosa, quindi tra gli ultimi derelitti, non avevano figli. E la tradizione, anche questa qui, la tradizione che si interseca con una leggenda, ma sembra attendibile, narra che Sant'Anna si recò al Tempio di Gerusalemme a fare un voto, quindi a fare una richiesta al Signore, con l'offerta del figlio che poi nel caso sarebbe nato da lei. E nata la Madonna, voi sapete che poi, questo è certo, la Madonna piccolissima, qui dietro ci abbiamo una rappresentazione pittorica nell'affresco dell'abside, circa 3 anni lasciò i genitori ed entrò nel Tempio, un dolore grandissimo per i santi Gioacchino ed Anna, però l'avevano offerti loro stessi, quindi uniti alla volontà di Dio offrirono questo sacrificio. E sempre la tradizione ci racconta che Gioacchino ed Anna morirono durante il tempo di permanenza di Maria nel Tempio. La Madonna stette nel Tempio circa da quando aveva 3 anni fino a quando aveva circa 13-14 anni, perché poi, come tutte le donne ebree, doveva uscire per sposarsi e dare figli al Signore, e così avvenne anche con lei, anche se poi il Signore diresse le cose in maniera del tutto particolare, con San Giuseppe, un matrimonio santo, eccetera, eccetera, no? E quindi durante il tempo di permanenza nel Tempio la Madonna ebbe il dolore, certamente fu soprannaturalmente avvertita, di sapere che i suoi genitori, che tantissimo amava, erano partiti da questo mondo nell'attesa, come tutti gli altri, della redenzione che poi suo figlio stesso, ma la Madonna non sapeva che sarebbe diventata la madre del Messia, avrebbe ottenuto al genere umano. Ecco, celebrare, sapete, questi due santi sono veneratissimi nella Chiesa, perché appunto c'è sempre un principio che per essere scelti a tanto grandi, tutto quello che ruota attorno a Gesù, quindi, e attorno alla Madonna in particolare, ci sono alcune figure fondamentali, no? I santi Gioacchino e Anna, San Giuseppe e San Giovanni Battista sono tra i santi, diciamo così, assolutamente più quotati di tutti, insomma, perché scelti dalla Santissima Trinità per avere un contatto diretto e molto molto stretto con il Figlio di Dio fatto uomo, appunto nostro Signore Gesù Cristo, o con la creatura più santa che sia mai esistita, appunto perché da sempre è scelta per avere la dignità unica ed ineguagliabile di Madre del Signore. Sapete che Sant'Anna, Anna etimologicamente, sapete che significa, no? Anna significa grazia, grazia di Dio. Quindi a Sant'Anna bisogna chiedere grazie, perché Sant'Anna fa tante grazie,
Giovanna, e Giovanni significa Yahweh fa grazia, e mentre Anna secco significa proprio grazia. Quindi sicuramente già chiedete tante grazie a Sant'Anna, chiediamone molte, perché capite, in paradiso non si perdono i legami terreni, quindi sicuramente la Madonna in paradiso chiama San Gioacchino ed Anna mamma e papà, così come Gesù chiama la Madonna mamma, senza nessun dubbio, e molto probabilmente anche San Giuseppe, anche se era il padre putativo, lo chiama padre, perché in paradiso tutto quello che di bello abbiamo vissuto sulla terra non viene perso, ma viene, come dire, ancora reso ancora più bello. Ecco, quindi il potere certamente che Sant'Anna ha presso il cuore di Maria, con tutte quante le mamme nei confronti dei figli, è molto grande, ecco perché bisogna ricorrere alla sua intercessione e essere certi di ottenere quelle grazie che il nome stesso della Madre della Madonna significa. Siano lodati Gesù e Maria.